Oggi alcuni lavoratori della ditta Ecoseb, quella che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Santa Croce Camerina, hanno incrociato le braccia. Noi ci troviamo in questo momento in piazza Vittorio Emanuele, dove alcuni di loro stanno rimostrando contro la mancanza degli stipendi negli ultimi mesi. Siamo con Giovanni Zisa che ci spiega i motivi di questa protesta. Sì, allora, ritardi cronici degli stipendi. È una situazione che si ripete sempre e basta pensare che ancora dobbiamo prendere le mensilità di febbraio e marzo. Sono due mesi e sono soldi che vanno a mancare alle nostre famiglie, noi che siamo tutti monoreddito e viene difficile pagare affitto di casa, mutuo, luce, acqua, e la situazione è diventata insostenibile. Visto che è incominciato l'appalto dei 7 anni, vogliamo dare un segnale all'inizio e cercare di portare queste mensilità garantite cioè nell'arco dei mesi. Per questo oggi ci siamo fermati, abbiamo programmato lo sciopero già dal 1° aprile per far capire anche alla gente cosa viviamo noi in questa problematica dei 2-3 mesi di ritardo, diciamo sempre. Esattamente a chi vi rivolgete? Alle istituzioni oppure a chi rappresenta la ditta in questo momento? Noi facciamo parte della ditta, però penso che anche le istituzioni dovranno prendere a cuore questa situazione, perché oggi, come ben detto tu, siamo fermati 6 in 6, perché noi siamo sindacalizzati, ci siamo fermati per dare questa, diciamo, una dimostrazione. Gli altri stanno svolgendo il lavoro normalmente, però noi abbiamo dato questo segnale ad entrambe, sia alla ditta sia all'istituzione. Quindi possiamo dire che al momento il servizio continua regolarmente, ma in futuro, qualora non ci fossero delle risposte nette, si rischia una protesta un pochino più eclatante, no? Sì. Ovviamente anche gli altri devono ricevere le mensilità, e dunque la cosa si potrebbe allargare. No?